amici di L'Esport Academy, buonasera da Leo Talusi e benvenuti all'Orange Football Club per la semifinale del torneo pezzane estivo nazionale Over 40 Australia contro Spagna. Buon divertimento. In particolar modo anche quello di Barcaioli comunque non scherzava. Lancio verso De Santis, posizione che sembrava essere regolare, il controllo però non ha premiato gli sforzi del numero 10. L'Australia che allora può provare ad andare con tanti tocchi, posizione regolarissima con Tinazzi che è pronto al traversone dall'altra parte. C'è Barcaioli che viene toccato, però c'è Muzzaki che calcia con deviazione. Sarà calcio d'angolo, eccolo il primo brivido della partita. Muzzaki, buono il controllo, voleva farla passare in mezzo a tante maglie. Poi sinistro, provato da Rosati che però termina largo. Frey, non esce il portiere adesso, sì però. Con un attimo di ritardo a Sogna va sul pallone, ma poi è bravo ad andarci. Avevano coperto praticamente in due la palla che era vagante all'interno dell'area di rigore. Gran rischio per l'Australia, ma qui c'è un ottimo 1-2 con il tacco che manda praticamente verso la porta Muzzaki. Controllo che però non è suo amico. Ancora Muzzaki, ne ha due addosso e spalla alla porta e riesce alla fine ad allargare all'indietro. Sinistro di Sabatino, ancora lui, ancora alto però. Soliti blocchi all'interno dell'area di rigore, la palla è verso il secondo palo, Muzzaki di testa! E beh, e quando c'è lui in area di rigore non ci sono paragoni. 1-0 per i Socceroos, a segno, come sempre, Christian Muzzaki. Muzzaki, ne ha uno addosso, se ne va comunque con il fisico, con la tecnica. Poi si ferma, pennella dall'altra parte, è una palla geniale, che canta. C'è Tinazzi che poi vuole chiudere con l'1-2, la posizione sembra regolare, Muzzaki! È facilissimo per lui fare il gol del 2-0, l'Australia vola con raddoppio, ma c'è VAR! Il gol è buono, il gol è buono e quindi è 2-0 per l'Australia. Sopranzetti, De Santis. Ed è l'ultimo atto di un primo tempo che vede l'Australia avanti di due con la doppietta di Muzzaki, il secondo un po' polemico. A tra poco. Via si ricomincia col secondo tempo di Australia-Spagna. Pesa e l'Australia comanda sempre sul 2-0, doppietta di Muzzaki e fino adesso decide l'incontro. Eccolo Edoardo Leo, ha di fronte Muzzaki. Non si prende la responsabilità, gioca corto con Bettoni, poi il pressing funziona dell'Australia e soprattutto è regolarissimo. Sabatino, e salta due, poi vede Muzzaki, la sua corsa, va col destro, la risposta di Ruggini che si oppone come può. Sala proprio in quella posizione. Manzetti, non ha più spazio, l'Australia è tutta concentrata al limite dell'area di rigore, tra il limite e l'interno della stessa. Manzetti circumnaviga l'area di rigore praticamente alla Spagna. Bettoni, ancora Manzetti, vorrebbe di nuovo Bettoni, posizione buona, la posizione buona e la Spagna trova il gol del 2-1 col neo entrato, con uno dei neo entrati, grande azione, 2-1. Avversario Bettoni lasciato completamente da solo da Muzzaki che se n'è accorto solo un momento dopo. Penna poi smista da Tortosa, rientra sul sinistro, mette il cross dall'altra parte, sta arrivando Edoardo Leo che riesce a mettere la giuccia anche sul destro, poi prova il tacco, posizione regolarissima, tocco di ritorno proprio per Edoardo Leo che sbaglia questa volta con il suggerimento e allora Barcaioli, non lo tengono, avanza Barcaioli per il 3-1, Barcaioli la manda fuori. Ultimo quarto d'ora da giocare, è sempre 2-1 per l'Australia che comanda con la doppietta di Muzzaki. Edoardo Leo, ma la Spagna c'è e come, anche per quello che crea. Tortosa si mette sul destro, si fa ingolosire e calcia, va al lato e credo ci sia stata anche una deviazione. Si alza il numero 8, aspetta rinforzi, in questo caso di Langiano, eccolo servito, smista largamente verso De Santis. Adesso l'Australia ha capito che deve mettersi molto più difensivamente. Penna, finte, poi si alza uno stranissimo campanile che Muzzaki deve allontanare il più possibile. Poi Manzetti che prolunga, Bettoni ci prova! Che risposta di Assogna che la toglie con la mano di richiamo dall'incrocio. Battuta del corner che arriva fuori, uno schema!
e la Spagna lo realizza con un gol supersonico di Manzetti. E parità 2-2 a 10 dalla fine. Ciafrei mette il cross troppo debole, c'è un'altra chance, poi fallo di mano visto dall'arbitro ed è calcio di rigore a quanto pare, mi sembra stia andando verso il dischetto ed è proprio così. Muzzaki che vuole la tripletta a 8 dalla fine. Muzzaki sbaglia, la manda in orbita e non c'è più tempo per giocare ancora. Australia e Spagna sono sul 2-2 e quindi serviranno i rigori a decretare chi delle due passerà in finalissima. Il primo a calciare Manzetti, colui il quale ha ripreso per i capelli una partita che sembrava persa per la Spagna. Manzetti, perfetta la trasformazione col mancino, spiazzato a Sogna. Adesso Tinazzi che fa col destro, aveva intuito Ruggini ma non è bastato, parità dopo la prima serie. Edoardo Leo col destro, gran rigore di Edoardo Leo. Adesso Anselmi che ha giocato praticamente tutto il secondo tempo e se lo fa parare da Ruggini. Decisivo l'intervento dell'estremo difensore iberico. Tortosa con il destro, ha parato a Sogna. Secondo rigore fallito consecutivo, prima da una parte e poi dall'altra. Ciafrei col destro, grandissimo rigore, potente, preciso all'angolino. Ora Penna, nell'inizio della quarta serie. Penna, spiazzato a Sogna. Sabatino, rincorsa lunga, poi col destro, gran rigore anche il suo, angolatissimo. Si butta Ruggini, ma non può nulla. Adesso De Santis che sistema con cura il pallone sul dischetto. Comincia a pesare tantissimo la palla. De Santis, centrale, e a Sogna para, dando un importante match point ai suoi. È il momento decisivo. Muzzaki si prende quello che aveva lasciato in partita, quello che poteva essere il rigore del 3-2, lo segna nel momento più importante e decisivo. L'Australia batte la Spagna ai rigori e vola in finalissima. Era una partita importante questa, siete riusciti a portarla a casa nel modo alla fine più insperato possibile, perché sul 2-0 per voi a inizio ripresa difficilmente si pensava si potesse arrivare ai rigori. Abbiamo sofferto, ma il primo tempo, il secondo tempo invece è stato in favore loro, che sono un'ottima squadra, tra l'altro una squadra di amici. Fallo prima! Alla fine era giusto, secondo me, il risultato. Grazie, Cristian.